Salve a tutti e bentrovati da Gianluca Virgilito dalla redazione giornalistica. Si risveglia il 17enne che la scorsa domenica a Mondello nel Palermitano ha battuto la testa dopo un tuffo dalla terrazza di un noto ristorante. Il ragazzo ha subito chiesto di poter vedere i suoi genitori, di poter conoscere chi lo ha soccorso. Il giovane respira autonomamente, ha riportato una frattura alla colonna vertebrale. La prognosi resta riservata. Il minore residente a Romagnolo avrebbe raggiunto Mondello con un amico per fare un bagno. Polizia municipale e carabinieri, nell'ambito di un'operazione contro l'abusivismo commerciale, hanno sequestrato un locale abusivo di Palermo in via Cassari. Il pub era aperto, invadeva il suolo pubblico con tavoli, sedie e fioriere, deturpando il bene di rilevanza storico-artistica. I responsabili non avevano autorizzazioni amministrative e sanitarie, riscontrate inoltre gravi carenze igienico-sanitarie. Il gestore è stato segnalato all'autorità giudiziaria, contestate sanzioni per 10.350 euro. Lampedusa, sbarchi di migranti e tragedia, muoiono stranieri per naufragio. Maria Grazia Spartà. Tragedia al largo di Lampedusa. Sono morti 7 migranti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia dall'isola. L'imbarcazione si sarebbe improvvisamente ribaltata e molti soggetti sono finiti in mare. Sono stati recuperati 46 individui. Continuano le ricerche dei dispersi, che sarebbero 9. Sopravvissuti e salme sono al molo Favarolo e saranno condotti all'hotspot. In loco la polizia, che proverà a ricostruire la dinamica dei fatti. Nella notte, inoltre, sono approdati molti stranieri. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, attualmente a carico di ignoti, per quanto avvenuto nelle scorse ore. Si sta valutando la possibilità di disporre l'autopsia sui corpi delle vittime. Parla il sindaco di Lampedusa e Linosa, Toto Martello. Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, dice il primo cittadino. Non vale a nulla la solidarietà che adesso ci arriverà, perché la solidarietà deve essere vera e concreta. Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa da parte del presidente Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo, ed essendo presente sul territorio potrei sicuramente portare una visuale diversa sul fenomeno. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie, per Bella. Per 7,5 milioni di euro dalla Guardia di Finanza al commercialista Antonio Palladino, presidente dell'associazione datoriale Confimed Italia, e Massimiliano Longo dello studio FLA. La procura di Catania li accusa di fare parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, che annoverava tra i partecipi professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale. L'AMT di Catania tutela l'ambiente con Ricicla e Viaggia. Si tratta di una nuova iniziativa che consentirà all'utenza di ottenere gratuitamente biglietti per il trasporto pubblico riciclando le bottiglie vuote in PET nelle apposite postazioni. Sentiamo l'intervento ai nostri microfoni di Fabio Cantarella, assessore all'ambiente, all'ecologia e alla sicurezza nel comune etneo. Si tratta di un'iniziativa unica da Roma in giù. Infatti l'altra città che è coinvolta da un progetto similare è proprio la capitale. Siamo felici di questa sinergia tra comune, l'azienda municipale dei trasporti col presidente Giacomo Bellavia, Coripet, la Dasti e tutti gli altri soggetti che daranno forza a questo progetto sperimentale. Abbiamo installato 6 ecocompattatori in città che rappresentano per noi 2 obiettivi fondamentali. Da una parte incrementare la raccolta differenziata, riciclando le bottiglie di plastica, e questo lo faremo sensibilizzando i cittadini e consegnando loro un biglietto ogni 20 bottiglie che andranno a introdurre nell'ecocompattatore, e dall'altro un messaggio di sensibilizzazione nei confronti di quegli incivili che ancora oggi si ostinano a lasciarci proprio quelle bottiglie negli scogli, nelle piazze, nelle strade, deturpando spazi comuni. Quindi un messaggio culturale da una parte, un aiuto concreto alla raccolta differenziata dall'altro. Il sacerdote Giuseppe Rugolo, posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minori, sarà giudicato con il rito ordinario. Lo hanno comunicato i legali del prete Denis Lovinson e Antonino Lizio allo scadere dei termini del rito immediato stabilito dalla procura di Enna.
è stata beccata una vera e propria fabbrica della contraffazione a Saponara Marittima nel Messinese. I finanzieri del comando provinciale della città peloritana hanno trovato nel seminterrato di una palazzina sofisticati macchinari professionali di alto livello tecnologico e apparecchiature informatiche destinate alla realizzazione di loghi di famosi marchi. Sono indagati un 38enne, un 43enne e un 64enne. Sotto sequestro i prodotti che hanno un valore di oltre 150.000 euro. I coinvolti sono stati denunciati per contraffazione di marchi. Con questa news per il momento è tutto da Gianluca Virgilito. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.